ragazzi, ciao a tutti la Nick, bentornati qua su Astroneer. Ragazzi, come potete notare, l'astronave l'ho già creata e adesso vi spiego in breve perché. Allora ragazzi, teoricamente volevo continuare, volevo fare un gameplay insieme a Mito. Però purtroppo ragazzi, non lo so, a causa di problemi di connessione lui crashava spesso e continuo. Quindi mi sa tanto che continuerò Astroneer da solo. Purtroppo in due non si riesce più. Con l'ultimo aggiornamento che hanno fatto lui laggava da morire. Quindi insomma, io e Mito eravamo rimasti che appunto eravamo qui con l'astronave. L'abbiamo creata, ma poi ho deciso di ricominciare da capo il gameplay. Quindi l'astronave per l'appunto è qui, è già pronta. E dobbiamo però ovviamente inserire almeno un posto di guida. Anzi, veramente, prima di tutto vorrei creare un modulo di stoccaggio. Perché praticamente ragazzi, facciamo il pieno di carburante, ci mettiamo sopra un po' di cose e ce ne andiamo. E andiamo in un altro pianeta. Andiamo a colonizzare un altro pianeta. Quindi che cosa facciamo? Continuiamo a creare idrazina, continuiamo a creare il carburante. Qui stavamo praticamente creando un altro modulo per il carburante, così da sbrigarsi prima. E però mi sa che a questo punto tutta sta fretta non c'è. Andrà bene così. Quindi inseriamo l'idrazina e continuiamo a fare il pieno alla nostra astronave. Quello che invece a me mi serve, ragazzi, è il composto. Mi serve del composto perché voglio creare un modulo di stoccaggio, così che ovviamente nell'astronave possiamo metterci qualche cosa. Per fare ciò abbiamo bisogno ancora di due moduli di stoccaggio. Oh, qui c'è altra idrazina che non avevo visto. Perfetto. Alluminio, questo poi me lo porto. Oh, e sto coso qua. Un pezzo di composto. Un altro pezzo di composto è qua. Siamo fortunati, raga. Ok, quindi modulo di stoccaggio, in modo tale che mi posso portare dietro qualche cosa. Ovviamente ragazzi, il camion rimane qui, non me lo posso portare. Però vabbè, comunque ne costruiremo un altro. E principalmente appunto mettiamo la turbina qua. Un pannello solare lo mettiamo da quest'altra parte, in modo tale che mi posso portare dietro un po' di cose. Ovviamente ho bisogno di un modulo di pilotaggio. Abbiamo bisogno di un po' di composto. E qui ce n'è giusto uno, ma ovviamente non basta. Vediamo, dovrei andare in giro. Ok, pigliamo il camion. Anche se ho tolto la batteria, teoricamente ho batteria a sufficienza per fare almeno un chilometro. Quindi vediamo se troviamo un po' di composto qui da qualche parte, raga. Qua una volta c'era del composto, ora non c'è più. Vediamo per di qua. Ecco, mi pare che ho appena visto del composto. Va bene, c'è, basta e ci avanza. Andiamo. Torniamo a casa. Prima che restiamo a piedi senza batteria. E vediamo un po', raga. Fammi altra idrazina e poi... Ok, i pannelli si sono chiusi proprio ora. Allora, un posto per me. Dopodiché c'è un bel po' di resina che me la vorrei anche portare via. E quindi praticamente se io ci metto... Se io qua ci metto... Qua lo posso mettere? Tanto un po' è la stessa cosa. Mettiamolo qua. Ok, riempito il tutto. Vediamo poi cos'altro dovrei fare. La resina. Vediamo la resina. Quindi che mi manca, raga? Un pannello solare ce l'ho. Un generatore eolico ce l'ho. Che mi porto dietro più? Mi pare che non mi posso portare molto altro. A sto punto magari mi porto dietro un altro di questo. Il propulsore, a dire la verità, non so a che cacchio serve. Ah, sapete cosa mi porto? La batteria, perché non lo so quando è che torneremo. Quindi portiamoci anche la batteria. E dopodiché mi pare proprio che non è rimasto un bel niente.
Vabbè, allora facciamo così, salviamo la partita, raga, e mi sa che ce ne possiamo andare. Pure che il carburante non è quasi al massimo, con questo carburante qua dovremmo riuscire a viaggiare per parecchio tempo. Quindi da che parte si sale? Dovrei riuscire a salire da qua. Ok ragazzi, ci siamo, siete pronti per questo primo viaggio interstellare? Non è un problema tornare qua, riusciremo a tornare qua se serve. Ma per il momento andiamo a farci un giretto, va. Allora, la resina ce l'ho, un po' di composto ce l'ho, va bene, dai. Ah, ventola ovviamente si mette in moto qui sopra, non si sa... Cosa c'è? Oh, c'è aria? Teoricamente è impossibile. La pala generatore eolico non può funzionare qui sopra perché non dovrebbe esserci ossigeno, no? Allora, attualmente stiamo orbitando il primo pianeta. Vedete che ci sono vari punti in cui possiamo atterrare e se continuiamo a girare attorno a lui dovrei riuscire a ritrovare il punto base, il punto iniziale. Teoricamente lo notiamo perché ci sta una piccola bandierina che ce lo indica, ma al momento non la sto più a vedere sta bandierina. Eccolo là. Ok, noi siamo partiti da qua, vedete che ci sta la bandierina, no? Ok, allora io invece voglio cambiare proprio pianeta, quindi via. Attualmente noi ci troviamo qui in orbita, noi siamo qua, stiamo orbitando. C'è una luna, poi c'è tundra e volendo altri pianeti ce ne stanno ancora. Ma come potete notare, attualmente noi al massimo possiamo andare in questo pianeta. E ci possiamo andare solo quando lui orbita all'interno. Ecco, guarda, già è sfuggito, vedete? Noi possiamo andare nei pianeti che si trovano in questo cerchio, dentro questo cerchio. Quindi se io voglio andare in quel pianeta lì sotto, devo prima andare magari qua e poi cercare, insomma, di avvicinarmi al pianeta che mi interessa. Attualmente magari facciamo così, ci facciamo un giretto nel pianeta più piccolino, tanto non ho fretta di andare negli altri pianeti, quindi andiamo qua, andiamo in questo pianeta piccolino, che teoricamente essendo così piccolo dovrebbe essere anche molto facile girarselo. Vediamo soprattutto che cosa possiamo trovare in questo pianeta. Notate che comunque di carburante ne abbiamo un bel po', teoricamente dovrebbe essere sufficiente per fare un bel po' di viaggi, per questo ho preferito l'astronave. Non ci sono molti punti in cui atterrare, c'è uno, due, tre punti massimo, due, tre siti massimo in cui possiamo atterrare, quasi quasi andiamo qua e via, dai. Ok ragazzi, preparatevi per l'atterraggio, speriamo che sia un atterraggio morbido, raga. A ventola inizia a fare ciac 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 ciac. Oh, do cacchio, sono atterrato, raga. Vabbè, scendiamo qua, c'è parecchio vento, devo dire. C'è un gran bel bucone. Allora ragazzi, adesso bisogna, mi sono dimenticato una cosa. Praticamente abbiamo un solo tubicino. Da questo tubo io devo assolutamente da questo tubo posso creare. Che cacchio è? Ah, ok. Allora, cioè abbiamo solo un tubo, non possiamo sbagliare. Non devo costruire nulla qui sopra, altrimenti ci rimango fregato. Quindi inseriamo uno di resina. Se io adesso ci metto due di resina, non posso creare altri tubicini, quindi ci rimango fregato. Quindi quello che devo fare è questo: espandere questo tubicino qua, inserire la resina. Se io guardo in giro, ragazzi, non pensate che sono pazzo. È che ho paura che arriva una di quelle tempeste improvvise e mi ammazza. È per quello, perché sento parecchio rumore qui. Allora, uno di resina, un altro di resina. E adesso qua possiamo creare, sì, una stampante sarebbe proprio l'ideale, perché con la stampante posso magari stampare un habitat, così che posso dormirci sopra. Vabbè, ma cioè, per salvare la partita, no? Ma per salvare la partita basta che faccio così e la partita l'ho salvata.
ed è quello che conta. Allora, va bene, adesso che ho salvato la partita, vediamo un po'. Mi conviene conservare qualche cosa e creare un altro po' di tether. Non ho altri modi per andarmene in giro. Allora, non mi va ovviamente di rischiare di perdere le mie cose. Quindi la resina in più la posiamo. E una batteria, un pannellino solare. Va bene, ho tutto il necessario per fare il buon esploratore. Allora, potrei provare a scendere giù per questo buco che mi incuriosisce moltissimo, raga. Quindi andremo avanti a forza di tether, ovviamente. Non ho altri modi per andarmene in giro. Mamma mia, ma sento dei rumori, raga. Brutti, brutti. Penso che li sentite anche voi. E io non so se sto a fare una bella scelta a scendere per di qua. Ho visto questa caverna che mi incuriosisce molto. E la curiosità alle volte uccide, dicono. Oh sì. Molto pericolosa questa curiosità. Ok. Allora, questi cosi sono pericolosi per la salute. Ok. Bisogna farli esplodere mentre si è lontani. Altrimenti uno rischia di farsi male. Ok, qui ci sono parecchi moduli di ricerca. Molti moduli di ricerca. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Oh, ammazza. Peccato che non abbiamo modo di ricercare. Che cacchio era? Cos'è quella roba? Cos'è? Seed? Cos'è sto seed? Cioè seed dovrebbe essere tipo seme. Ma seme... Ah, seme di fungo forse? Boh, può essere. Oh, aspetta, mi sto dimenticando l'ossigeno, eh. Vado avanti senza portarmi dietro i tether. Rischio delle penne così. Non mi va mica di lasciarci le penne. Io non so se sti funghi sono pericolosi. Però noto che c'è del composto e me serve perché non ne ho proprio più. Aia! Ok, ho appurato che sti funghi sono pericolosi. Dite che anche i funghetti sono pericolosi? No, almeno loro no. Oh cacchio, quelli sì che sono pericolosi. Quei cosi appesi là sopra sono pericolosi. Devo stare attento ai funghi che c'hanno le spine. Ok, tre pezzi di composto. Ora, raga, quei cosi appesi là sopra sono schifosamente pericolosi. Quei cosi rilasciano dei gas tossici che oltretutto ti inseguono pure. Ecco, guardate il gas che mi insegue, cioè... Aia! Disgraziato. Vabbè, non mi va di lasciarci le penne, raga. Andiamo, torniamo sopra. Vorrei creare quantomeno. È che mi manca. Mi manca il rame, mi pare. Senza rame, nada. E anche la resina. E quindi, ragazzi, sono parecchio indeciso. Forse che mi conviene creare. Mi sa che mi conviene creare il modulo di scambio prima ancora della stampante. Perché col modulo di scambio posso ricevere tutti i materiali di cui ho bisogno. Con la stampante che cacchio ce faccio se non ho i materiali? Quindi lasciamo perdere la stampante e vediamo un po'. La piattaforma di scambio richiede dell'alluminio. Guarda caso Nick è alluminio, non ne ha. A parte uno. Uno ce lo dovrei averlo. È messo in un punto che non riesco a raggiungere. Mi serve un altro pezzo d'alluminio. Mo dove cacchio lo prendo? Creiamo un altro coso qua. Un pezzo. Un pezzo di resina.
Dai, non fa capricci. Speriamo che c'ho due di resina ancora. Cacchio. Mi manca la resina. Mi manca la resina. Mi sa che devo ancora andare un po' in giro, perché così non ci risolvo niente. Allora, possiamo il composto di troppo. Ok. Allora, mi sa, raga, che ci dobbiamo fare un giretto. Non ho molta scelta. Inutile tornare lì sotto in quella galleria, perché non ci risolvo niente. Facciamo un po' di tether e ci allontaniamo un pochetto. Spero tanto che riusciamo a trovare altri, soprattutto un po' di resina e del composto. E difatti pensavo che mi ero portato tutto il necessario, ma in realtà probabilmente se mi portavo un po' di resina in più, schifo non faceva. Vabbè, andremo quindi a piedi in esplorazione, sperando che... Però devo dire che questo pianeta è ricco, ricchissimo di moduli di ricerca. Non devo neanche scavare, li trovi già sulle rocce. Questa roba rossa dovrebbe essere, credo, rame. Se non sbaglio, eh? O è alluminio? No, è alluminio. Peccato che mi serve il fonditore. Mi serve il fonditore, cacchio. Se faccio il fonditore non posso fare il modulo di scambio. Ok. Ho bisogno di un pochetto di resina. Facciamoci un giretto a piedi, perché i tether non mi basteranno mai. E vediamo, ragazzi, se per caso siamo fortunati e troviamo un po' di resina, qualcosa in giro. Soprattutto non mi devo perdere, perché l'ossigeno non mi permette di perdermi. E soprattutto speriamo che non becco una tempesta adesso di sabbia, perché mi sarei spacciato in quel caso. Accidenti, ho un po' di resina. Un pochetto di resina mi faceva proprio comodo ora come ora. Ragazzi, sto pianeta è pieno di alluminio. È pieno zeppo d'alluminio, ma non lo posso convertire in alluminio. È pieno di alluminio ed è pieno anche... Ed è anche molto... Ah, qui c'è dell'ossigeno. Questo è tutto ossigeno. Ok, almeno posso durare ancora un po'. Mi sa tanto che la resina in questo pianeta non esiste. Ah, torniamo indietro. Mi dovrò far venire in mente qualche idea, raga. Non c'è scelta. Devo farmi venire in mente qualche idea, altrimenti, beh, male che va. Male che va, ragazzi, decolliamo e torniamo. No, qua è pericoloso, eh. Male che va, decolliamo, torniamo nel pianeta principale. Vi porto un po' di resina, perché questo pianeta, ragazzi, mi piace. Lo voglio continuare ad esplorare, perché ci sta molta... Ci sta molto alluminio e molti cosi da ricercare. Quindi questo pianeta è molto buono per sbloccare cose nuove e per rifornirsi di alluminio. Questo pianeta è molto buono. Ok, va bene, ragazzi, facciamo così allora. Mi fermo con il gameplay, così magari un pochettino con calma rifletto su quale sia la mossa migliore. Se voi avete qualche suggerimento da darmi, ovviamente non esitate a scrivere, ragazzi, quindi commentate. Iscrivetevi al canale se il mio canale vi piace. E che devo dire più? Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, ormai a testa va in tilt. Ragazzi, quindi vi saluto, ciao alla prossima!